Elisabetta Canalis a Fefi Lunganiven, la moglie Letizia Moratti, quanti VIP in lacrime ai funerali di Gianmarco Moratti, ex calciatori, imprenditori, amici. Ma anche tanta gente comune per l'ultimo saluto al presidente della Saras Milano si stringe intorno alla famiglia Moratti per l'ultimo saluto a Gianmarco, il presidente della società petrolifera Saras, è scomparso all'età di 81 anni. Con la chiesa di San Carlo al corso, in piazza San Carlo, a poche centinaia di metri del Duomo, piena di gente, amici, imprenditori, sportivi e tanti cittadini comuni. Ma soprattutto tantissimi VIP, tutti commossi fino alle lacrime, è lei famiglia in prima fila, la moglie Letizia Moratti, ex sindaco ed ex presidente della RAI. Con lei il fratello Massimo, e poi Milly e Bedi, tutti visibilmente provati. L'Inter non potevano mancare tanti ex sportivi e calciatori, ex calciatori e personaggi di spicco dell'Inter, da Marco Branca, diventato dirigente della società nerazzurra, a Ivan Ramiro Cordova e Esteban Cambiasso. Ma anche Ernesto Pellegrini, il presidente che cedette il comando a Massimo. I VIP commosse anche a Pepe ed Elisabetta Canalis. Numerosi gli imprenditori che hanno voluto portare l'ultimo saluto, da Paolo Berlusconi a Lapo Elkan. E ancora, Marco Tronchetti Provera, Paolo Scaroni, Diana Bracco e Federico Ghizzoni. Quindi il presidente del CONI Giovanni Malagò e Gianfelice Facchetti. Tra le autorità il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il governatore della Lombardia Roberto Maroni. Edoardo Montalto.